quando quella maledetta organizzazione, con i suoi soldati speciali potenziati, ammaccò Nero, governava la nostra città. Il giorno in cui vennero, mio padre era bambino, arrivarono marciando con i loro carri armati e soldati. Soldier si chiamavano, con le loro spade di Nero, Megalite, e Mako Bianco, promettendo al sindaco protezione. Il risultato, peggiore di quanto credessi. Il sindaco morto, la città in ginocchio e la quasi estinzione del popolo magico. Ricordo, cosa ne puoi sapere tu che sei un ragazzo? Perché ero uno di loro, il mago nero radente alla vecchiaia, ho 65 anni vecchio. Come ti chiami? Kane Summers. Kane si tolse il lungo cappotto marrone che aveva indosso. Da sotto spuntarono due piccole asce appoggiate su una specie di gancio sulla cintura. Tre coltelli con fodri sovrapposti l'uno sull'altro. Una spada shoulder e coltelli da lancio sistemati in una sacca appoggiata sulla spalla sinistra. Gli elfi erano a conoscenza che intendevamo colpire la foresta bianca e quindi chiesero aiuto ai troll. Questi erano disposti davanti all'entrata della foresta. Io so dove colpire i troll. Potranno avere armature spesse, ma il collo è molto sottile. Morti i troll, i soldati nascosti entrarono nella foresta e la bruciarono. Io intanto mi diressi al santuario, la casa delle creature magiche. Tutta la locanda aveva ascoltato con attenzione la storia. Scoppiò in una chiassosissima risata. Una sera come tante, il cacciatore aveva il portamonete vuoto e non aveva di che pagare. Perciò chiesero un altro cacciatore, ma non di fate, e versargli delle monete. Quando il cacciatore disse a Kane di restituirgli le monete, egli si trovò nell'impossibilità di saldare il debito. Quindi il cacciatore tirò Kane per la camicia e lo sbatté contro un muro talmente forte che andò a finire in strada, e poi iniziò una scazzottata che vide Kane come perdente. Intanto, le guardie personali della regina andavano da Kane, giusto in tempo prima che il cacciatore lo affogasse nell'abbeveratoio dei cavalli. Nel momento in cui Kane prese conoscenza, le guardie della regina gli dissero: La regina richiede la tua presenza. Non vedete che sto facendo il bagno? Le guardie lo portarono al cospetto della regina e da lì iniziò un discorso per obbligare Kane a fare un lavoro per la regina. Una mia prigioniera è scappata nel bosco nero di Ratva. Allora è morta di sicuro. Trovala e riportala da me, sarai ricompensata lautamente. No, ci sono stato in quella foresta, non ci tornerò mai. Che me ne farò del loro se sarò morto? I corvi mi beccheranno gli occhi. Mettilo in ginocchio. Ho saputo che il tuo passato è macchiato. Non lo nominate. Portami la prigioniera ed io cancellerò il passato dalla tua mente assillata. Il cacciatore non poteva rifiutare ed accettò. Come arrivò all'inizio del bosco, chiese alla guardia il motivo per il quale era stato scelto proprio lui, e poiché cacciava solo creature fatate, allora iniziò a pensare che la prigioniera non fosse un'umana, ma una fata o un'elfa. Mentre scrutava le nere fronde, si accorse di una chiazza molto chiara che guardò per molto tempo e si accorse che erano i capelli della fuggiasca che pendevano da un ramo. Aspettate qui. Kane si avvicinò all'albero e la tirò per la gamba. Quando riuscì a guardarla in faccia, rimase stupito dalla sua straordinaria bellezza. Aveva occhi scuri come la notte, capelli che andavano dal castano chiaro al biondo scuro. Indossava una tunica nera e degli stivali marroni. L'elfa iniziò ad urlare spaventata. Appena i soldati sentirono le urla, si precipitarono dal cacciatore. Ottimo lavoro, cacciatore. Consegnala a me. Che intendete fare di lei? Che ti interessa? Fermi! Hai fatto un ottimo lavoro, ora mantieni la tua parola. Manterrò la parola solo quando la regina manterrà la sua, quando cancellerà la mia memoria. Così si avviarono al castello. Tornati al castello, portarono la fuggiasca alla sala del sono. Nel corridoio che precedeva la sala del sono, la fuggiasca disse al cacciatore, parlandogli sottovoce: Io sono la figlia del re degli elfi dell'est. Se mi aiuti a scappare, mio padre ti ricompenserà. Mio padre conosce le antiche arti. Ben fatto, cacciatore, sarai ricompensato al più presto. Cosa volete farle ora? Questo non ti riguarda. Avete ragione, ora mantenete la vostra parola. Non volevo dirtelo, ma non posso cancellare la memoria di un uomo. È certo che qualcosa di ben storto. Il cacciatore si sentì pugnare al cuore ed allora fece un gesto molto stupido e avventato. Prese l'ascia che era tenuta da una guardia e eliminò le guardie. Prese la principessa per la mano e riuscirono a scappare dal castello in groppa a due cavalli. Mentre scappavano con le guardie che li inseguivano, il cacciatore si rivolse alla principessa.
Dove andiamo? Ad est, al bosco di bronzo. Dopo varie ore di cavalcata, riuscirono ad arrivare all'inizio del bosco. I due riuscirono ad inoltrarsi all'interno del bosco, ma le guardie, appena si avvicinarono, vennero investiti da un'ondata di frecce che li eliminò. Lasciatelo, mi ha salvato. Non vi preoccupate, il re gli concederà un processo. Oh, figlia mia, che gioia rivederti. Credevo fossi morta. Padre, l'uomo che mi ha aiutato a fuggire era coinvolto nella sedia alla casa della regina ed è stato rinchiuso. Vi prego, dovete aiutarlo. L'unica cosa che posso fare è un processo. È il massimo che può fare. Il giorno dopo, i soldati andarono a prelevare Kin dalla cella per portarlo al processo. Nell'aula c'erano il re, due maghi, un capitano ed un generale. Kin si trovava davanti a loro e dietro di lui c'erano i militari e la principessa. Dimmi il tuo nome. Kin. Kin, sei stato imputato per aver cospirato contro la regina delle fate. Come ti dichiari? Colpevole, signore. Tuttavia hai salvato mia figlia, sarò clemente. Ti redimerai lavorando per noi. Il re iniziò a pensare che lavoro potesse fare, quando la principessa venne un'idea. Farà la mia guardia del corpo. Tutti la guardarono stupiti.